Sembra di essere a Padova, ma siamo a Toronto. Gli straordinari dipinti di Giotto che affrescano la Cappella degli Scrovegni sono infatti visibili in 3D in una mostra organizzata all'Istituto Italiano di Cultura della capitale dell'Ontario. Grazie a occhiali speciali si possono infatti apprezzare in realtà virtuale gli affreschi del pittore trecentesco toscano, considerato il padre dell'arte occidentale e fra i primi a introdurre la prospettiva intuitiva nell'arte medievale. E si può apprezzare persino la cripta della cappella, che in realtà è chiusa al pubblico. La mostra è curata da Veronica Manson, direttrice dell'istituto. Padova e Giotto potrebbero anche non essere molto noti al grande pubblico canadese. Quindi è veramente un nostro sforzo per portare uno dei grandi maestri tardo-medievali e primo rinascimento al grande pubblico canadese e ovviamente farlo in maniera abbastanza spettacolare e immersiva. Nel 2021 Padova Urbs Picta, città dipinta, è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La mostra è stata fortemente voluta anche dal consolato italiano a Toronto. Lei l'ha fatta questa esperienza? Ci descriva un attimo che cosa ha provato, cosa ha visto quando ha messo questa sorta di occhiali particolari? Ma allora, io premetto che non sono tecnologicamente molto avanzato, quindi ho avuto qualche difficoltà soprattutto per gli occhiali, però una volta che ho aggiustato, ho imparato come fare, ecco, vederla in 3D camminandoci dentro, sebbene virtualmente, devo dire è un'emozione particolare. Si sta a Toronto, ma si è anche a Padova. Per scaricare l'app ufficiale basta andare nel pannello principale della mostra con il proprio telefonino. La parte virtuale è stata realizzata dall'azienda Idonix. Ci siamo recati presso la Cappella degli Scrovegni, abbiamo acquisito tutte le immagini della Cappella degli Scrovegni, poi abbiamo ricostruito un modello 3D che abbiamo trasportato sugli HoloLens, quindi una riproduzione altamente fedele. Com'è stata questa esperienza? È stata bellissima. Vedere il vivido blu del cielo stellato di Giotto a Toronto, quasi dal vivo, è davvero un'esperienza meravigliosa. Se guardi diretto vedi la Cappella degli Scrovegni, ma se guardi di lato vedi dove sei, per cui non hai quella sensazione di dove sono, per cui no, molto bello. È stata un'esperienza immersiva, ma immersiva nel futuro, il futuro che integra la realtà come la conosciamo. Dopo New York e Los Angeles, The Magic of Giotto approda quindi anche in Canada. Toronto è l'unica tappa di questa mostra su Giotto che resterà all'Istituto di Cultura fino al 29 febbraio. Daniela Sansone, Omni News, Toronto.